cominciata. Campagna di screening del Covid-19 nelle scuole del Lazio, questa mattina tamponi rapidi al liceo Manara di Roma e all'istituto Mattei di Cerveteri. L'attività di prevenzione andrà avanti domani all'istituto Grassi a Fiumicino. I ragazzi sono stati sottoposti al test su base volontaria, ma l'adesione è stata massiccia. Ora si attendono i risultati. Marco Curatolo. Non è un giorno come gli altri per i quasi 900 studenti dell'Istituto Superiore Enrico Mattei di Cerveteri e per il personale della scuola. Parte infatti da qui la campagna di screening di test antigenici rapidi per il Covid-19 nelle strutture scolastiche del Lazio. Per quanto riguarda l'ASL Roma 4, si tratta di un'attività che proseguirà fino alla metà di novembre. L'ASL Roma 3 comincia oggi dal liceo Manara di Roma e prosegue domani con l'Istituto Grassi a Fiumicino. I ragazzi vengono sottoposti al test su base volontaria. Per i minori serve l'autorizzazione dei genitori. A Cerveteri, adesione massiccia. Tamponiamo con test antigenico rapido circa 400 ragazzi e laddove risultasse un positivo immediatamente lo sottoponiamo a un test molecolare di conferma. Il tampone antigenico è uno strumento essenziale per effettuare gli screening perché è uno strumento rapido, viene effettuato il tampone nasale, processato e dopo 30 minuti abbiamo già la risposta negativa o positiva. Le richieste dei test da parte degli studenti del Mattei sono state persino superiori alle attese, un impegno notevole per operatori che hanno però ormai alle spalle mesi di test Covid. Ho controllato poco fa la casella di posta elettronica istituzionale e sono arrivate circa altre 100 autorizzazioni da parte dei genitori. Se riusciamo a soddisfare tutte le richieste superiamo sicuramente il numero di 500 tamponi per i ragazzi. Oggi mettiamo un altro tassello importante, le scuole sono le aree che dobbiamo proteggere e tutelare di più, quindi sono contento di questa iniziativa e sono contento anche della grande risposta che c'è stata da parte dei ragazzi. Alla fine della mattinata i positivi al test antigenico e sottoposti al test molecolare sono due.